Eh sì, abbiamo fatto una prova, un impatto alla partita convincente, come sempre, 10 minuti importanti dove abbiamo preparato certe cose, sono riuscite. Poi invece per mezz'ora il Foggia ha giocato un calcio importante, ricco di agonismo, di qualità, di fluidità di manovra, l'abbiamo subito parecchio e alla fine del primo tempo abbiamo sistemato un paio di cose, ci siamo parlati anche in maniera, diciamo, sostenuta da parte mia. Però, insomma, i ragazzi, oggi per me ha fatto un secondo tempo il migliore da quando siamo qua insieme, perché cioè, non subire ripartenze a Foggia è una delle cose più difficili in assoluto, perché è una squadra che proprio nelle ripartenze ha la grande qualità, la grande tecnica, il grande gioco. E quindi noi siamo contentissimi del secondo tempo, però non possiamo lasciare mezz'ora così forte al Foggia, perché dopo non recuperavamo più. Abbiamo una squadra che mi pare abbia quasi sempre vinto e non so, mi pare che abbia preso un gol solo. È una squadra molto in forma, che ha tantissimi punti, è una squadra che viene da un campionato scorso molto importante, con degli attaccanti e un gioco veramente molto spumeggiante, molto importante. Ripeto, l'inizio nostro è stato difficile per tanti motivi che non stiamo qui a comunicare, però la squadra deve, secondo il mio punto di vista, continuare questa crescita. Pensavo fosse leggermente più veloce, però sono contentissimo del carattere che ha dimostrato la squadra oggi, senz'altro. Sì, sappiamo tutti che era difficile qua al campo di Foggia, che è una squadra che mette in difficoltà il loro campo. In primo tempo è andato così male, nel secondo tempo abbiamo cresciuto, abbiamo cambiato qualcosa. Io spero che continuiamo a fare questo anche in primo tempo. Dobbiamo cambiare tante cose, dobbiamo allenarsi bene e vivere il nostro errore. Sappiamo che Serie B è un campionato difficile. E noi siamo, puoi dire che abbiamo una grande squadra, abbiamo un calciatore intelligente, importante, possiamo fare meglio, possiamo fare differenza anche in Serie B. Io spero solo di allenarsi bene e mettere a disposizione di mister in qualsiasi momento.